Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me, ma io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarno. Parola del Signore. Carissimi fratelli, il tempo liturgico che stiamo celebrando è tempo di Pasqua, si chiama tempo pasquale, questo tempo che nasce proprio dalla notte, dalla vigilia, dalla veglia pasquale, e stiamo ogni giorno celebrando nella parola di Dio alcune dinamiche di crescita di questa comunità che viene costituita dall'esperienza del Signore risorto. Una comunità che gli Atti degli Apostoli ogni giorno ci porta, ci racconta ciò che avviene all'interno della vita di questa comunità. Siamo oggi con la lettura che abbiamo ascoltato davanti al racconto della chiamata o vocazione di Saulo, il futuro apostolo Paolo, che sarà insieme a Pietro una delle colonne portanti della nascita della Chiesa nell'opera dello Spirito. E quindi questa storia di conversione che abbiamo sentito chissà quante volte, anche questa sera nella potenza dello Spirito, possiamo cogliere alcuni tratti e aspetti che possono illuminare la nostra fede, il nostro cammino. Ecco, contempliamo da una parte l'elezione di Dio che Lui chiama senza tener conto di quello che è lo status di una persona. Forse nell'opera dello Spirito, non forse, ma è così, il Signore sa quale potenzialità un'anima che è toccata dal suo amore, dalla sua grazia, possa rispondere in un modo abbondante per poter aiutare lo stesso Signore a realizzare quel progetto di salvezza che ha non solo per quell'anima che sceglie, ma per tutta l'umanità. Ecco allora la conversione di Paolo si situa proprio in questo dinamismo di elezione da parte del Signore, un uomo che era il persecutore dei cristiani e viene proprio inviato a Damasco per continuare quell'opera di sterminio, di distruzione dei figli di quel risorto che aveva detto, appunto, di quel Gesù che aveva detto che era risorto. E proprio su quel cammino verso Damasco la grazia, l'onnipotenza di Dio si rivela e si manifesta a lui e lo guarisce da quel suo odio, lo guarisce da quella sua vendetta di voler dimostrare al mondo giudaico che lui avrebbe avuto le capacità di sterminare quella dottrina e ideologia che non avrebbe avuto nessun senso per lui.
E invece ecco l'esperienza del risorto che entra proprio nell'aspetto più intimo della sua vita, lo converte e lui si lascia convertire, si lascia prendere dalla questa luce nuova che entra nella sua vita. E così da persecutore diventa predicatore della verità, andando a Damasco, dove poi verrà guarito da Anania, come abbiamo potuto ascoltare. Questo ci fa riflettere sull'aspetto della chiamata, che quando il Signore effettivamente ci chiama per un progetto, per un disegno, che non è necessariamente per noi deve rispecchiarsi in quello di Paolo. Ognuno di noi siamo una storia sacra davanti al Signore e ognuno di noi abbiamo avuto una chiamata e stiamo cercando di viverla nei contesti in cui noi siamo inseriti, chi nella famiglia, chi nel lavoro, chi in ambiti di opere sociali o spirituali. Insomma, ognuno di noi viviamo questa relazione con Dio in una risposta e chiaramente dobbiamo avere quella forza, quella fiducia che la luce del Cristo entrando anche nei nostri cuori possa guarire le nostre cecità spirituali, possa guarire le nostre paralisi spirituali che a volte ci tengono prigionieri e non abbiamo quel coraggio di osare nel nome del Signore per poter portare, per poter realizzare quello che Lui sa che noi possiamo donare con generosità e con amore a Lui. Ecco allora come la comunità degli Atti degli Apostoli ne beneficiano anche questo dono di questa conversione. E quindi anche per tutti noi come comunità, quando sentiamo e ne veniamo a conoscenza che dei fratelli si convertono e vogliono fare un cammino serio con il Signore, o che avvengono anche grazie di guarigione e di liberazione, maggiormente noi siamo chiamati come comunità a esprimere la nostra preghiera di ringraziamento al Signore, la nostra presenza come dono di ringraziamento per dire: ecco, noi riconosciamo i luoghi della grazia e ne veniamo perché tutti noi, in certo qual modo, chi secondo le proprie attese, le proprie capacità o le proprie aspettative, tutti noi siamo resi partecipi di un linguaggio di guarigione, di liberazione da parte di Dio nei nostri confronti. L'importante è saper attendere con pazienza, saper mettersi sempre con la disponibilità totale davanti al mistero e lasciare che questo mistero entri nei nostri cuori, entri nelle nostre anime e trasforma quotidianamente la nostra vita da peccatori a uomini e donne di grazia e di fede. Per questo il venerdì che noi veniamo qui per pregare, oggi ecco ci portiamo nel cuore questa meravigliosa esperienza di Paolo, una persona che era all'opposta, ora è totalmente conquistata dall'amore di Dio. Quindi questo ci deve anche dare speranze per quelle persone care che noi portiamo nel cuore, persone che noi condividiamo la nostra vita e ce ne accorgiamo che forse l'esperienza di Dio che noi viviamo quotidianamente in qualunque realtà ecclesiale la viviamo e torniamo a casa, forse nessuno ci chiede oggi che esperienza hai fatto, che cosa hai vissuto, che cosa hai appreso o che cosa ti ha fatto gioire o che cosa ti ha fatto la verità capire. Vediamo un certo disinteresse perché c'è nel mondo una certa cultura di disinteresse nei confronti dell'agire di Dio, della presenza di Dio e lo notiamo anche nelle nostre stesse famiglie, come vi dicevo.
Ma tutto questo non deve essere per noi motivo di scoraggiamento, motivo di rallentare la presa, perché, come ripeto, è successo che Paolo ha fatto questo salto meraviglioso di conversione, e naturalmente che cosa ha portato Paolo, qual è stato il motivo che poi il Signore ha fatto anche di quest'uomo un capolavoro della sua grazia. Io credo sia, come ci raccontano gli Atti degli Apostoli, la preghiera di Stefano, quel diacono martire, che, come ci raccontano gli Atti degli Apostoli, presero il mantello e lo misero ai piedi di questo giovane Saulo. Ecco, questo legame interiore, spirituale, come quasi Stefano avesse offerto la sua vita per la conversione di quest'uomo. Ecco, voi e noi possiamo offrire le nostre preghiere, possiamo donare al Signore il tempo che dedichiamo anche a Lui, e con la fiducia e la certezza che un giorno potremo vedere anche le conversioni di questi nostri cari, che oggi sono pochi interessati a quello che è il rapporto di amore e di benedizione con il Signore. Le conversioni rientrano anche nelle guarigioni spirituali, che noi naturalmente preghiamo con insistenza e con veemenza attraverso questo dono meraviglioso della fede che Dio ci ha dato, e nello stesso tempo la fede ci chiede proprio di pazientare, di attendere l'ora di Dio nella vita anche di questi fratelli, perché nel momento in cui Dio entrerà nella vita di questi nostri fratelli significa che loro sono disponibili ad accogliere quel segno, sono pronti per poter accogliere quella chiamata e incominciare anche loro a vivere un rapporto più di intimità, di amicizia e di relazione personale con il Signore. Questo ci renderà molto gioiosi e piacevoli, perché noi che facciamo questo cammino sappiamo che è un cammino fatto di ostacoli, è un cammino segnato, per essere più concreto, dall'esperienza della croce, che però noi sappiamo che il capolinea della croce è la vita eterna, è la salvezza eterna. Per questo allora noi non la desideriamo, questa salvezza eterna, soltanto per noi, ma vogliamo anche che i nostri cari, che i membri delle nostre famiglie, siano tutti orientati verso quel cammino di eternità, perché certamente ci farebbe stare molto male entrando nella vita di Dio, nell'esperienza della vita eterna dopo la morte, e se un giorno quel tempo eterno ci accorgiamo che ci mancherebbe un componente della nostra famiglia perché non ha fatto quella scelta di raggiungerci, ci dispiacerebbe, perché chi gode dell'amore di Dio vuole che questo amore sia goduto anche da tutti gli altri fratelli. Importante è credere fermamente che il Signore esaudirà questi nostri desideri santi, perché il desiderare il bene e la salvezza dei fratelli è un qualcosa che commuove il cuore di Dio e rientra proprio in questa caratteristica e prospettiva dell'offerta della nostra preghiera di guarigione e di liberazione. Per questo motivo il tempo pasquale è un tempo anche che si può dare spazio a delle liturgie per la celebrazione delle liturgie in cui invochiamo l'opera dello Spirito e la presenza del Gesù Eucaristia, che possa toccare gli ammalati e ridonare loro quella guarigione fisica e spirituale. Ecco, questo è il messaggio di questo venerdì che ci portiamo nel cuore. Abbiamo la presenza reale di Gesù, che tra poco sarà qui in mezzo a noi. Che questa presenza reale, tangibile attraverso il dono della fede, possa far esplodere in noi una preghiera di grande fiducia, di grande affidamento, e non solo di fiducia e affidamento per noi, ma per tutte le persone per cui noi
siamo oggi venuti qui a pregare. Tempo che passa, ma Dio non dimentica le preghiere. Aspetta il tempo giusto per poterci far vedere il suo braccio potente, come opera e agisce nella fede di quei figli che sanno veramente affidarsi a Lui e sanno mettere quella esclusività nei suoi confronti, purificando ogni sorta di idolatria che può nascere anche in queste preghiere, perché molte volte ci affidiamo più alle superstizioni o ci affidiamo a degli aspetti di segni, ma dobbiamo con la fede affidarci completamente a Lui, perché Lui è il tre volte santo, Lui è il santo dei santi, e attraverso questo renderci partecipi della sua santità ci renderà sicuramente guariti e liberati per portarci e condurci per mano verso quello che sarà l'epilogo della nostra vita. La nostra anima deve vivere poi la comunione eterna con Dio. Fidiamo anche alla Beata Vergine Maria questo nostro desiderio, questa nostra preghiera di oggi, che la rende felice il cuore di Maria quando noi veniamo ai suoi piedi, quando noi la invochiamo e la preghiamo, soprattutto con quella pace nel cuore, quella serenità nel cuore, dove sappiamo far capire a questa mamma che noi, grazie a lei che ci insegna la dottrina del Figlio, siamo capaci di pregare anche per i nostri nemici, siamo capaci di sperare nelle situazioni più difficili di salute fisica e spirituale. Insomma, grazie alla sua presenza che educa i nostri cuori ad una fede di grande affidamento, come ha fatto lei nella sua relazione con Dio. E Maria è un capolavoro della grazia proprio per questo, per la sua fede. E allora noi, se la imitiamo, se venendo a lei facciamo comprendere che vogliamo camminare in questa lunghezza d'onda della nostra fede, certamente il cielo si aprirà su di noi e ci ricolmerà di tante grazie, sia fisiche che spirituali. Amen.